52. Questo io vedo. Cerchio e seno attraverso NT. Domanda. Come si determina il passaggio dal tempo al non tempo? Alexander. Più che passaggio direi stato di sentire. Non ci può essere un passaggio inteso come concetto materiale. Il tempo è una condizione essenziale della vostra dimensione e il non tempo, in assoluto, esiste soltanto oltre il piano acasico. Questo ti fa capire che più che un passaggio, si tratta di una variazione di sentire e di pensiero. C'è uno stato diverso. Si può definire variazione di vibrazioni, stato di consapevolezza, come più vi aggrada. Domanda: è possibile visualizzare scientificamente il perispirito, ossia la materia che circonda lo spirito nei vari piani? Alexander: certo, ma non allo stato attuale della vostra scienza. Non avete gli strumenti idonei. Il perispirito è materia sublimata. L'esempio più facile che possa farvi afferrare l'idea è questo. L'aria che vi circonda è materia. Voi l'avvertite attraverso particolari sensazioni, ma non con gli organi visivi, per esempio. Di conseguenza, essendo il perispirito ancora più sublimato della materia allo stato gassoso, significa che dovreste disporre di strumentazioni molto sensibili. Avete già strumenti abbastanza sensibili che registrano suoni, onde, radiazioni e così via, ma siete solo a un decimo delle possibilità che la scienza può offrire. Comunque in futuro l'umanità, questo io vedo e sicuramente si avvererà, in un futuro lontano ancora, dopo travagli di notevole portata, abbandonerà la ricerca del sensibile e dell'ipersensibile attraverso le macchine. L'umanità, anzi, odierà le macchine, che saranno state in un certo senso la causa della quasi distruzione dell'umanità stessa, e si svilupperanno allora quei sensi psichici. Ci sarà, come vi è stato già detto una volta, il superuomo, e quindi il perispirito potrà essere avvertito semplicemente attraverso canali propri dello spirito.